siamo al Todi Festival e siamo a colloquio con uno dei personaggi più interessanti della rassegna. È anche uno spettacolo originale, L'abito della sposa. Perché intanto questo titolo e di cosa si parla? L'abito della sposa è un testo di Mario Gelardi in prima nazionale qui al Festival di Todi. Abbiamo debuttato con un buon successo, due serate al Teatro Nido dell'Aquila, il Teatro Esaurito, insomma siamo davvero felici di questa occasione, di questa possibilità che ci ha dato Silvano Spada ospitandoci in prima nazionale proprio al Festival di Todi. Perché L'abito della sposa? È la storia di Lucio, un sartino militare, un sartino di abiti militari che si ritrova a dover fare un abito da sposa. Allora ha bisogno di una ricamatrice, cerca una ricamatrice, arriva una ricamatrice e in questa sartoria a Napoli, questo Lucio che parla uno strano miscuglio di dialetti perché figlio di sarto militare ha girato tante città di tutta Italia, si ritrova a dividere il suo spazio con questa ragazza, Alice Spisa, che è l'attrice che mi accompagna in questo viaggio, e costruiscono questo abito. Intorno a questo abito poi c'è un mistero. È il 1963, Lucio è amante di Rita Pavone, ascolta le canzoni di Rita Pavone, è il 1963, è l'anno in cui Nina diventa madre di Massimiliano Pan, sì. È il 1963 Sofia Loren e Carlo Conti, per cui c'è tutta quell'Italia. Un anno particolare. L'Italia, però è anche l'anno dell'assassinio di Kennedy, è anche l'anno della tragedia del Vajont. Per cui la grande storia, la piccola storia, il cinema, i cantanti, è tutta quell'atmosfera. Quegli anni, e Mario Gelardi magistralmente sa raccontare l'Italia, quei pezzi d'Italia. E Maurizio Panici è il regista, le scene e i costumi sono di Alessandro Chiti, e saremo in scena a Roma dal 21 ottobre al 9 novembre al Teatro della Cometa e inaugureremo la stagione del Teatro Mancinelli di Orvieto il 16 ottobre. Per cui... E come ha reagito il pubblico qui a Todi? Ma il pubblico ha reagito davvero con tanto entusiasmo, ma... Probabilmente a Todi mi vogliono bene, io sono nato come attore a Todi proprio con Silvano Spada tanti anni fa, nel 1900, fa strano dire 1900, non me ne ricordo mai le date, comunque qui ho fatto una decina di spettacoli, è stato qui che Brando Giordani mi vide in uno spettacolo dedicato ad Alberto Talegalli e grazie a quello spettacolo è iniziata la mia collaborazione con la Rai, quindi era il 1992 e feci Uno Mattina e poi da lì insomma le cose che ho fatto in televisione lo devo a questo festival, anche legate al teatro, chiaramente anche legate al teatro, certo, poi tanti spettacoli teatrali con Patrick Rossi Castaldi, è qui che ho conosciuto Pupella Maggio, è qui che ho conosciuto Anna Proclemer, Giorgio Albertazzi, una sera cenammo proprio qui con Marcello Mastroianni, uno dei ricordi indelebili della mia vita, è qui che ho conosciuto Franca Valeri che peraltro era in prima fila la sera del mio debutto, insomma il festival Ricoda del teatro, diciamo. Sì, il festival di Todi ce l'ho proprio nel cuore. Ecco. E grazie a questo adesso stai anche facendo, perché so che forse lo rifarai, Colpo di Scena, che è stata una trasmissione interessante su Rai 3 della scorsa stagione. E per quello che ho visto io mi sembra che sia anche una trasmissione molto interessante, di cultura, poi fa conoscere i ragazzi dell'Accademia Silvio D'Amico, quindi verrà ripresa questo Colpo di Scena, 8 puntate che sono andate in onda... 8 puntate che sono andate in onda, lui sta portando un caffè, tanto siamo appunto a Todi, cioè ci arrivano i caffè, grazie. Colpo di Scena, un programma, 8 puntate, 8 speciali che sono andate in onda a Rai 3 la domenica sera alle 20:15, dove ho raccontato i grandi del teatro. Ecco. Il direttore Andrea Vianello è disponibile a ripetere questa esperienza, certo. E per cui nella seconda parte di stagione, per cui da gennaio 2015 dovremmo tornare a parlare di teatro in televisione, è una cosa che io cerco di fare da anni e secondo me è importante farlo e ringrazio per sensibilizzare anche Rai la cultura, che me lo lascia fare, certo. E di questi 8 attori qual è stato quello più ti è rimasto impresso, di cui hai bei ricordi? Beh, ho citato già in questa nostra intervista Franca Valeri, con la quale ho la fortuna di
essere amico, Paolo Poli, che considero il mio maestro, con lui ho fatto 2 anni di tournée, con lui ho scritto un libro che si chiama Sempre fiori mai un fioraio, pubblicato da Rizzoli, Valentina Cortese, che è un mondo meraviglioso, ci ha portato la porta di casa sua, Gigi Proietti, non potrei sceglierne uno, ognuno è tutti, un mondo, è un racconto, è una storia, Piera degli Esposti, Carlo Giuffrè, esatto, chiusi in bellezza Dario Fo, con Carlo Giuffrè. Come si fa? Esatto. Ecco, allora, visto che siamo sempre in tema di televisioni, un saluto anche a Visum TV, che è la nostra televisione. E io saluto la vostra televisione, Visum TV. è bella questa televisione, fatta con una piccola, voi non lo vedete, ma Leone ha in mano una piccola macchina fotografica, che però è una telecamera. Invece noi, quando ci muoviamo con la televisione, le luci fari, certo. E va benissimo. Infatti, ecco. Viva la televisione, quella intelligente. Grazie, alla prossima. Alla prossima.